seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe. La seduta si è tenuta a Laterina, un luogo simbolico, in quanto qui sono conservate le baracche del campo profughi degli esuli giuliano-dalmati, costretti a lasciare le loro case nell'allora Jugoslavia. Apertura di seduta con l'intervento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, che ha auspicato la realizzazione di un museo che ricordi la tragedia delle foibe. Abbiamo deciso di andare nei luoghi in cui purtroppo si è vissuta la tragedia delle foibe. I tanti cittadini dalmati, istriani, che hanno dovuto lasciare le loro terre per l'atrocità conseguente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qui c'è stato un campo, che era un vecchio campo di concentramento che li ha accolti per tanti anni. A noi il compito di non voltarci dall'altra parte, a noi il compito di ricordare, perché quello che è accaduto, la Prima Guerra Mondiale, la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della Shoah e delle foibe non devono essere dimenticate. E oggi, più che mai, nel momento in cui non ci sono le donne e gli uomini che vissero quelle tragedie, quelle violenze, quelle atrocità, spetta alle istituzioni farsi carico della memoria, perché solo ricordando non accadrà più, solo insegnando alle ragazze e ai ragazzi quanta violenza, quanta atrocità l'essere umano è in grado di fare, si può lavorare per costruire pace. E oggi, abbiamo bisogno di pace e ognuno di noi deve attivarsi perché tutte le guerre che insanguinano il mondo possano avere fine. Noi abbiamo il compito di mettere in campo tutte le iniziative. A Firenze, per esempio, abbiamo sostenuto il memoriale di Auschwitz. Mi piacerebbe che come regione potessimo sostenere un museo che ricordi la tragedia delle foibe qui su questo territorio. Non è semplice trovare risorse, ma ognuno di noi deve fare la propria parte in questo senso, perché solo toccando con mano si può capire quello che è stato. Se noi togliamo e perdiamo i segni tangibili di quello che è stato, rischiamo di perdere la memoria. Presente alla seduta il sindaco di Laterina, Jacopo Tassini, Maria Claudia Valdini, figlia di un esule istriano, Guido Giacometti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia. A Laterina nel 1941 si è praticamente formato un campo che all'inizio era di prigionia per i prigionieri di guerra inglesi. Poi, dopo la guerra, è diventato un campo di profughi per appunto coloro che fuggivano dal confine orientale dopo l'annessione di alcune terre alla Jugoslavia. Quindi qui a Laterina sono arrivati tantissimi profughi. Nel 48-49 erano circa 3.000 profughi con una popolazione del comune di 3.300 abitanti, quindi si può capire anche quale sia stato l'impatto. Questo ha creato dei legami molto forti fra queste persone e i laterinesi. Si è creato dei legami di solidarietà e di vicinanza e il dramma delle foibe, che da altre parti è passato sicuramente inosservato e non ricordato per tanti anni, qui a Laterina era ben presente. Molti sapevano i problemi che queste persone avevano vissuto, il dramma di aver abbandonato le proprie case e trovarsi a vivere in un campo profughi con condizioni che sicuramente non erano quelle di un'abitazione che avevano prima del loro esodo. Mio padre arrivava dalla costa orientale dell'Istria, da una cittadina che adesso si chiama Lebin, però era Albona, e fin da piccola ho ascoltato la storia e le storie delle persone. La nostra famiglia è stata divisa, quindi è una storia di lontananza e di forza per mantenere i rapporti familiari e amicali. E quindi dal 2004, questi 20 anni di celebrazione, è assolutamente un ricordo importante di quanto mio padre si è impegnato per mantenere con le sue fotografie, con i suoi scritti, perché lui era corrispondente di un giornale degli esuli, e quindi onorata di essere qui. È l'impazzo di questa cerimonia perché, diciamo, è l'inizio, lo ritengo un inizio di una lunga strada per riportare a certe verità che sono nascoste. Siamo appena all'inizio, siamo molto indietro per esempio rispetto a quello che ha fatto la Slovenia. Certamente il governo ha accelerato e ha dato una forte spinta. Comunque c'è molto da lavorare e ci vedremo in altre occasioni. Basti pensare che la Slovenia, che è grande come la Toscana, ha messo una commissione che lavora già da 15 anni lavorerà ancora per i prossimi 5 e ha individuato
di una zona tipo come la Toscana, 600 fosse comuni. Fosse comuni da poche persone fino a 4.000. Quindi in Italia e in Croazia c'è ancora molto da fare. Lei ha un ricordo personale? Il ricordo personale è, diciamo, il ricordo del campo profughi. Ero piccolissimo. Il campo profughi era vissuto in maniera diversa dagli anziani, con una tristezza infinita. I bambini come me si divertivano a correre sotto le coperte stese, era quasi un gioco, ecco. Però per i grandi era molto pesante. Un giorno molto importante per la Toscana e non solo, un dramma per troppo tempo dimenticato, una situazione che ha visto coinvolte tantissime famiglie italiane, non soltanto nel dramma delle foibe ma anche nell'esilio, ed è corretto e doveroso mettere l'attenzione con un consiglio regionale solenne a Laterina, una città legata con questa storia che vede tante donne e tanti uomini avere sofferto. Bisogna ricordare non soltanto il dramma delle foibe, non soltanto i morti, ma soprattutto la sofferenza che molte persone hanno portato con sé. Si parte sicuramente dal ricordare lo scopo della legge del 2004, che è quello di conservare e rinnovare la memoria di quei fatti tragici delle foibe, dell'esodo degli istriani e dei dalmati. E sono particolarmente soddisfatto oggi di avere proposto, suggerito che si tenesse qui la seduta solenne del Consiglio regionale. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza per aver accolto questa idea che ci aiuta a ricordare quello che è stata la vita in quel campo assistenza dei profughi istriani e dei dalmati, che è stato in piedi dal 1948 al 1963. Il Consiglio regionale, secondo me, adempie i suoi obblighi ogni volta che costruisce, partecipa e promuove eventi che consentono di approfondire fatti complessi della nostra storia, come la storia del confine orientale durante la Seconda Guerra. È un dovere che abbiamo nei confronti dei cittadini più giovani, perché solo dando un nome corretto alle cose, comprendendo i fenomeni, si può dar loro quella base solida che consente di crescere e di edificarsi anche nel loro apporto alla cittadinanza e alla comunità dei cittadini e delle cittadine in modo consapevole, pieno e ricco. Un'altra giornata solenne della solennità della storia, che è storia d'Italia e storia della Toscana qui a Laterina, dove una parte della storia degli esuli di casa nostra viene raccontata e viene celebrata. Nel giorno del ricordo, un altro tassello di quella storia da ricostruire e mettere assieme per una memoria condivisa sotto l'auspicio e sotto il patrocinio della Regione Toscana. Intervento di chiusura del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Non perdere la memoria e anzi rileggere un po' i fatti che accaddero quando i Giuliano Dalmati furono costretti a un esodo pazzesco. Se voi pensate, 350.000 persone sradicate dalla terra dove i loro antenati, le generazioni una per una si era radicata, dai tempi degli antichi romani. Pensate che Pola viene citata come il confine dello Stato italiano, quindi parte integrante del concetto che Dante Alighieri 7 secoli fa scrive nella Divina Commedia. Istria, il Quarnaro, quindi Fiume, ma poi tutta la Dalmazia, Ragusa, Zara, Spalato, sono parte integrante per secoli e secoli di una storia d'Italia. Venire e essere costretti all'indomani della Seconda Guerra Mondiale a venire via, pensate il disagio di queste persone. Siamo a Laterina perché Laterina fu il campo profughi più significativo, più di 2.000 persone in cui si concentrarono quelli che vennero in Toscana. Noi dobbiamo anche chiedergli scusa perché non furono trattati all'inizio con l'accoglienza con cui gli italiani dovevano accogliere gli italiani, ma furono visti con diffidenza perché c'era il clima dei due blocchi della guerra fredda, la ideologizzazione fra comunismo e mondo occidentale, ma in realtà nelle foibe più di 10.000 persone morirono perché erano semplicemente italiani e c'era una discriminazione di natura etnica. Io ritengo quindi che sia il momento di ricomporre tutto, del resto i confini oggi sono sempre più leggeri fra i paesi dell'Unione Europea, perché siamo tutti europei, stiamo combattendo tutti insieme per legittimare l'Ucraina, figuriamoci se dobbiamo vivere con ancora separazione ciò che avviene in Italia, in Slovenia o in Croazia.
Quinta tappa del Corecom Tour, la serie di incontri che il Comitato regionale per le telecomunicazioni ha organizzato per far conoscere a cittadini e istituzioni diritti e prerogative nel mondo delle telecomunicazioni. L'incontro si è tenuto a Lucca, nell'antica armeria di Palazzo Ducale. Noi abbiamo introdotto questo tour che facciamo in tutta la Toscana da qualche mese come nuovo comitato che si è insediato da qualche mese, per cui stiamo viaggiando in tutta la Toscana, in città capoluogo, per presentare, questa è la quinta tappa, per presentare le funzioni e attività principali del Corecom, che è il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana, che è l'organo di consulenza e di indirizzo in questo ambito in Toscana. Come veniva detto, appunto, fra le varie funzioni abbiamo quella di sovraintendere sulle programmazioni radiotelevisive all'interno della Toscana, di avere un'attenzione particolare durante la fase della par condicio, di portare avanti il tema dell'educazione digitale, soprattutto nei confronti dei ragazzi delle scuole medie attraverso il patentino digitale, che è un corso che organizziamo con l'Istituto degli Innocenti proprio per rendere l'uso dei social e del web in modo consapevole e sicuro per le ragazze e ragazzi che lo utilizzano, e sappiamo quanto sia un tema delicato e importante di grande attenzione. E l'altro grande impegno fra le varie funzioni è quello appunto di svolgere la funzione di conciliazione tra gli utenti e le compagnie gestori telefonici. Sappiamo che ciascuno di noi spesso così si trova in difficoltà in questa situazione, per cui il Corecom istituzionalmente, come funzione delegata da Agicom, svolge questa funzione a titolo completamente gratuito, dando risposte positive a centinaia, a migliaia di persone che ogni anno si rivolgono ai nostri uffici e che appunto trovano questo ausilio e questa collaborazione. Noi siamo in giro per la Toscana proprio perché vogliamo far conoscere fino in fondo queste possibilità, queste funzioni, questi servizi a tutela del consumatore e dell'utente, che, come dicevo, fra l'altro sono a titolo gratuito, e vogliamo che le istituzioni, i cittadini, le scuole, le imprese ne siano pienamente consapevoli e possano utilizzarlo quando necessario. Noi svolgiamo una funzione appunto di conciliazione proprio per venire incontro alle esigenze che si manifestano, e in questo senso secondo noi è un lavoro che sta ottenendo dei risultati importanti anche di ritorno economico. Terza edizione per il bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire, che destina 445.000 euro a progetti per il ruolo dei giovani nell'associazionismo toscano. Il bando, realizzato dal CESVOT, è stato presentato a Firenze nella sede della Presidenza regionale ed è finanziato da Regione Toscana Giovani Sì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 fondazioni bancarie della Toscana. L'auspicio dei promotori è che anche nel 2024 il bando registri un alto numero di adesioni. Progetti proposti dai giovani oppure per i giovani da parte delle associazioni. Sono stati tanti progetti, soprattutto nel campo dell'ambiente, della comunicazione, eventi. I giovani, sappiamo, sanno usare i social, le radio, e quindi su questo sono molto, molto attivi. E poi a me ha colpito personalmente, soprattutto anche nei posti che stiamo dicendo si stanno desertificando, ci sono state esperienze importanti di giovani che hanno preso a cuore il proprio territorio e hanno fatto delle iniziative lì. Oggi le fondazioni bancarie fanno questo, accompagnano processi, diciamo, di evoluzione, soprattutto in questo campo della coesione sociale, che è un tema che ci sta molto a cuore. Lo fanno nei propri territori, nelle proprie comunità, in maniera molto consistente. Lo facciamo anche come consulta regionale delle fondazioni, ripeto, attraverso un percorso non sempre facile, ma molto significativo. Il bando Siete Presente con i Giovani per Ripartire punta anche a garantire il necessario ricambio generazionale all'interno delle associazioni di volontariato.